Benvenuto nel mondo di iToy. Probabilmente non vedi l'ora di iniziare, ma se non hai mai provato un gioco basato su iToy, ci sono alcune cose che dovresti sapere per riuscire a divertirti al massimo. È molto semplice. Hai bisogno solo di una PlayStation 2, di un televisore e... di un giocatore... certo, tu andrai benissimo. Ora, per prima cosa, collega la telecamera in uno dei due connettori USB della tua console. A questo punto, sistema la telecamera al centro del televisore. Mettila sotto o appoggiala sopra la TV. Sì. Ora spostati a 1,5 metri dallo schermo. Ecco, bene. Devi controllare che la tua immagine si trovi al centro dello schermo. Se così non fosse, abbassa o alza leggermente la telecamera. Non c'è bisogno di muoverla completamente. Se l'immagine è sfocata, puoi regolare la messa a fuoco muovendo la rotella sull'obiettivo. Ora, la cosa più importante, devi essere ben visibile sullo schermo. Regola l'illuminazione in modo che tu non sia troppo chiaro o troppo scuro. Ma non preoccuparti, se sei troppo scuro, sulla telecamera si accenderà una luce rossa, suggerendoti di aumentare l'illuminazione. Ora, sei pronto per giocare. iToy non prevede alcuna impugnatura, tu sei il controller. Proprio così, muovi le mani, la testa o qualunque altra parte del corpo. Beh, ovviamente assicurati di avere abbastanza spazio per giocare. Nel caso tu abbia bisogno di fermare il gioco, metti la tua mano proprio di fronte alla telecamera. Un'ultima cosa. Ovviamente potresti barare avvicinandoti alla telecamera, ma in questo caso che divertimento ci sarebbe? E ora gioca con iToy e divertiti. Ciao!